fede è amore e perciò crea poesia e crea musica. La fede è gioia e perciò crea bellezza. Le cattedrali non sono monumenti medievali, ma case di vita dove siamo a casa, incontriamo Dio, ci incontriamo uno l'altro. La grande musica, il Gregoriano o Bach o Mozart, e la Chiesa non sono cose del passato, ma vivono della vitalità della liturgia della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa passato, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere all'imperativo che si ripete sempre di nuovo nei salmi: cantate al Signore un cantico nuovo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ecco, questa domenica è la prima dell'anno, il primo giorno dell'anno. E nel primo giorno dell'anno la Chiesa nel Vetus Ordo, quindi nel calendario che noi stiamo seguendo, ricorda appunto l'ottava di Natale, quindi è come il giorno di Natale, si potrebbe dire. In effetti nella liturgia di oggi ci sono alcuni elementi che c'erano già nella liturgia del giorno di Natale, però è anche la festa della circoncisione del Signore. Infatti il Vangelo parla appunto della circoncisione di Gesù avvenuta 8 giorni dopo la nascita. Non c'è oggi la festa della maternità di Maria, la divina maternità di Maria, come nel Novus Ordo. Primo giorno dell'anno è la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Nel Vetus no, perché noi l'abbiamo ricordata questa solennità l'11 di ottobre. E a questo proposito sarebbe molto utile possedere il calendario che io ho diffuso, posso sempre spedire, il calendario che seguiamo in queste celebrazioni, perché è un po' diverso dal calendario del Novus Ordo, cioè della messa dopo la Riforma. Ebbene, la circoncisione di Gesù è avvenuta 8 giorni dopo, è un rito che gli ebrei fanno dai primordi, cioè addirittura da Abramo. Il primo circonciso fu Abramo, il padre del popolo ebraico. E in quell'occasione il bambino nella circoncisione diventa a tutti gli effetti parte del popolo ebraico, non solo dal punto di vista fisico, perché appartiene alla stirpe di Abramo, ma anche dal punto di vista spirituale, perché da quel momento eredita anche le benedizioni che il Signore dà a tutti coloro che appartengono a questo popolo. E nello stesso tempo, nel giorno della circoncisione, al bambino viene dato un nome. Abramo viene chiamato Abraham. Da questo momento ti chiamerai Abraham, cioè padre di una moltitudine di popoli. Perciò nel nome del bambino, Abramo era già adulto, ok? Ma nel nome del bambino c'è già la missione che deve compiere. Così ecco, per Gesù è la stessa cosa. In quel momento gli viene dato il nome di Gesù, cioè Salvatore. Dio salva, vuol dire questo.
Ecco, noi abbiamo terminato ieri un anno molto particolare, che è terminato con la morte del Papa, dell'ultimo Papa cattolico. È terminato con questo e l'anno nuovo oggi si apre con una prospettiva diversa. Io direi che non c'è mai stata una divisione così netta tra fine anno e inizio anno nuovo come questa volta. Finisce proprio un'epoca e se ne apre un'altra. Un'altra epoca in cui non c'è più il centro visibile della Chiesa, il punto di unità della Chiesa, il garante della fede apostolica, della vera dottrina, viene a mancare e non c'è in prospettiva, all'orizzonte, l'idea di un conclave di vescovi, non parlo di cardinali, almeno di vescovi, validamente eletti, che abbiano capito l'impostura che si è realizzata nella Chiesa e abbiano preso le distanze da questa apostasia e da questa impostura. Non si vede all'orizzonte questo. Quindi è un'epoca molto particolare. Siamo in sede vacante, ma non è come le altre volte. È vero che nella storia della Chiesa ci sono stati periodi anche molto lunghi di sede vacante, anche 2 anni. Nella storia della Chiesa queste cose si sono viste. Ma questa volta non c'è la prospettiva, non lo vediamo all'orizzonte. Questa idea di proseguire nella linea giusta che è quella di Benedetto XVI. Cosa dobbiamo fare, mi si chiede, cosa dobbiamo fare in questo periodo? Allora io mi riferisco tante volte anche nelle mie omelie, non è la prima volta che voi sentite questa idea, che siamo al momento della sepoltura di Cristo. Questa volta tocca alla Chiesa. La Chiesa deve seguire il suo Maestro. L'uccisione, la passione di Cristo, quindi la passione della Chiesa è stata fino a ieri. Il nostro Papa, il Vicario di Cristo, è morto ieri. Adesso inizia l'epoca della sepoltura della Chiesa. In che senso? Nel senso che all'esterno non si vede più, mancando il principio unitario, il Vicario di Cristo in terra, non la vediamo più, l'organizzazione Chiesa Cattolica validamente, quella valida, quella vera, quella apostolica. Sede, mi viene in mente che non so se possiamo chiamare sede apostolica il Vaticano a questo punto, perché di apostolico ben poco. Finché c'era Benedetto XVI potevamo dire c'è il garante della fede apostolica. Adesso non lo possiamo più dire, non abbiamo più questa certezza. Dobbiamo disperarci? No. Perché sappiamo che dopo la sepoltura, per chi ha fede, c'è la resurrezione. Come è successo con Cristo, succederà anche con la Chiesa. Questo è chiaro. Però bisogna vivere bene questo momento difficile. Ecco, certi si perdono d'animo. È sbagliato. Perché perdersi d'animo? Se il momento è difficile, alcuni dicono, ma sono nato proprio in un brutto periodo, e pensare che Santa Teresina del Bambin Gesù avrebbe voluto vivere nel nostro periodo, perché prevedeva questi tempi, come anche altri santi e altri mistici. Sono tempi eroici,
in cui per essere cristiani non bastano delle qualità comuni, bisogna essere degli eroi. Bisogna aver fatto o fare, o stare per fare, una vera conversione dalle apparenze, perché noi ci appoggiavamo alle apparenze, alle evidenze esterne, adesso non ci sono più. Perciò rifacciamoci agli apostoli e ai discepoli nel momento in cui Gesù viene sepolto, ecco. E il primo, diciamo, a riprendersi, tra i primi a riprendersi dallo smarrimento, troviamo San Giovanni Evangelista, perché lui, è vero che ormai pensava che fosse finito tutto probabilmente con la morte del Signore, però lui era stato sotto la croce e sotto la croce aveva ricevuto in eredità la madre di Gesù. Ecco tua madre. E Gesù aveva detto a Maria: ecco tuo figlio. Quella è la prima consacrazione al cuore immacolato di Maria, voluta da Gesù. Direi di più, celebrata da Gesù sulla croce. Se noi siamo veramente consacrati al cuore immacolato di Maria, e cioè abbiamo portato Maria in casa nostra come ha fatto Giovanni, abbiamo portato in casa nostra la sposa dello Spirito Santo, cioè colei che garantisce la luce nei momenti di oscurità. E abbiamo portato in casa nostra il segno della speranza. No? Quindi Giovanni si è ripreso per quello, Giovanni si è ripreso perché aveva un'amicizia grande per il Signore, gli voleva bene. È vero, era morto, va bene, però è stato il primo che quando ha visto la tomba vuota e tutti i lenzuoli appoggiati lì a parte, eccetera, ha creduto subito, è stato il primo a credere. Un'altra persona che si è ripresa da questa crisi che hanno avuto il gruppo dei discepoli è stata Maria Maddalena, perché amava veramente nostro Signore e lo cercava con sincerità e con tutto il cuore. Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto, diceva Pio XII in una sua profezia, cercheranno la lampada del Santissimo e non la troveranno. Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Questo potrebbero dire tanti cattolici oggi, entrando in una chiesa: dove hanno messo Gesù? Non solo non c'è più il tabernacolo, ma non se ne parla neanche più. Perché questo? Se tu cercherai in questo periodo con tutto il cuore nostro Signore, lo troverai, perché il Signore si farà trovare. Se tu avrai portato in casa tua Maria, certamente lo troverai. Un altro che si è ripreso dalla crisi è San Pietro. San Pietro era addoloratissimo per il peccato che aveva commesso, aveva rinnegato nostro Signore. Lui che era sempre il primo a buttarsi dietro al Signore, che aveva abbandonato la casa, eccetera, e non era stato capace di testimoniare per lui. E questa colpa gli rodeva il cuore. Quindi un'altra cosa che ci può condurre a Gesù e ci può far stare fedeli al Signore è il pentimento per le nostre colpe. Il pentimento, la ricerca, l'amore del Signore, la vicinanza a Maria. Queste cose noi dobbiamo fare. Io ricordo che
siccome sono un discepolo di Don Stefano Gobbi, e ricordo che lui insisteva molto sulla consacrazione al cuore immacolato di Maria, senz'altro, ma la Madonna gli aveva detto di moltiplicare per quanto è possibile i cenacoli mariani, cioè i gruppi di preghiera in cui si recita il Santo Rosario, perché saranno questi negli ultimi tempi, che sono questi tempi, in cui dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Ecco che ho già cambiato un po' il programma delle preghiere serali, e ve ne siete accorti se avete ascoltato il video degli avvisi. Ci sarà un mio intervento mercoledì sera per benedire i sacramentali, e questo una volta al mese ci sarà. Poi c'è la preghiera del giovedì e quella del sabato. Il venerdì il rosario viene trasmesso da un cenacolo in Toscana. Poi non c'è altro in programma, perché voglio favorire e promuovere i gruppi di preghiera nelle famiglie, tra i parenti, tra i vicini, come nascono, come preferite voi, dove si recita il Santo Rosario. Perché dipendere sempre da questo centro non è salutare, si devono diffondere questi gruppi, dove Gesù si rende presente nei tempi dell'oscurità, sono come tante fiammelle accese. Ecco, questo è il motivo. Niente, mi viene in mente che Benedetto XVI è morto dicendo, almeno queste sono le notizie di stamattina, Gesù ti amo. Quindi ecco, per dire, la mettiamo insieme le cose che ho detto prima, no? Ci ha insegnato che tutto si deve fare per amore di Gesù, ed è morto avendo sulle labbra il nome di Gesù. E domani, tra l'altro, nella messa delle 17:30 c'è la festa del nome di Gesù, ecco, proprio il 2 gennaio, quindi ve lo ricordo. Bene, quindi non disperiamoci, carissimi fedeli. È un tempo difficile, non andiamo in cerca di tante novità, perché il pericolo di perderci, mancando il pastore e il garante della dottrina sana della Chiesa Cattolica, e in un momento di grandi sconvolgimenti, il pericolo di perdersi dietro qualche novità affascinante. Guardate che è facile, perché quando uno manca del sole va anche dietro a un fiammifero acceso, ma poi si spegne. Questo vi ricordo. Rimaniamo con le cose vere, autentiche. Quali sono le cose vere e autentiche? Sono la tradizione apostolica, la Sacra Scrittura e il Magistero di sempre. Sono queste tre le cose. Tutto il resto va valutato con molta intelligenza per vedere se combacia oppure no. Non è tempo di scherzare tanto sulle cose. Te lo dico perché manca il pastore. C'è, è in cielo, prega per noi, per carità. Io lo sento particolarmente vicino. Devo dire che lo sento particolarmente vicino, e non aggiungo altro, perché dopo sembra propaganda che non va bene. Però sento la sua vicinanza. E credo anche voi, questa è solo emozione, sapete, non nient'altro. Io sono molto tranquillo, sereno, perché sono tempi necessari questi. Nel piano di Dio dovevano arrivare, sono giunti, avremo meriti maggiori quando sarà il momento del giudizio particolare. Il Signore vedrà queste cose, no? Che non era facile. Quindi sono tempi eroici, ma anche entusiasmanti. Cerchiamo di tenere sempre il nostro cammino diritto,
Come farà durante la messa, che non dirà più una cum benedicto? Si salta la formula, si fa come quando muore un papa e se ne attende un altro, si salta quella formula. E alla sera, invece di pregare per il papa, per chi pregherà, pregherò per la Chiesa, il Pater Ave Gloria tutte le sere per la Chiesa Cattolica, finché il Signore. E cosa dobbiamo fare noi ancora, ripeto? Se non siete vescovi non fate niente. Non c'è niente da fare se non siete vescovi. Se non siete vescovi pregate, come vi ho detto prima, fate cenacoli di preghiera, vivete la vostra vita cristiana il meglio che potete, state in grazia di Dio, ma se non siete vescovi non compete voi. Solo dei vescovi, ripeto, che siano dissociati da questa impostura e credono che il Papa, l'ultimo Papa è Benedetto XVI, solo loro possono riunirsi ed eleggere. Se vogliono consultare un'assemblea, va bene, ma quello avrà solo potere consultivo, non decisionale. Non parte dai laici. Quindi stiamo tranquilli. Il nostro dovere sappiamo qual è, e io spero che qualche vescovo con la coscienza di pastore cattolico e apostolico, mi ascolti, perché il Signore interpella la sua coscienza. Comunque sia, siamo certi che il Signore per la Chiesa interviene, è morto per la Chiesa, quindi ha fatto nascere la Chiesa, interverrà di sicuro. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Perciò crea poesia e crea musica. La fede è gioia e perciò crea bellezza. Le cattedrali non sono monumenti medievali, ma case di vita dove siamo a casa, incontriamo Dio, ci incontriamo uno l'altro. La grande musica, il gregoriano o Bach o Mozart, e la Chiesa non sono cose del passato, ma vivono della vitalità della liturgia della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa passato, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere all'imperativo che si ripete sempre di nuovo nei Salmi: cantate al Signore un cantico nuovo.